Fatemi dire che per me come segretario della Lega è un orgoglio e una gioia incontrare gli amministratori della Lega nei comuni del Friuli Venezia Giulia, in regione Friuli Venezia Giulia, e sentire le categorie economiche, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Camera di Commercio, ringraziare per l'ascolto, per l'operatività, per la vicinanza alle imprese, per la concretezza, la regione e tutte le istituzioni locali. È motivo di orgoglio, i dati economici sono buoni, l'occupazione giovanile è buona, ci sono su Trieste, sul porto di Trieste, centinaia di milioni di euro di investimenti, è una regione che corre, una regione che trae, una regione che guarda al futuro, guarda all'Europa, quindi è il modo migliore di cominciare la settimana, perché con tante altre difficoltà in tante altre zone d'Italia. Recepisco e trasformerò in battaglia politica della Lega al governo e in Parlamento i suggerimenti, quindi taglio delle tasse, e quindi il tema della flat tax, revisione dei codici degli appalti, il no all'aumento dell'IMU, l'intervento sulle bollette della luce e del gas, perché paghiamo troppo rispetto agli altri competitor, e quindi ribadisco la mia richiesta al Presidente Draghi, tagliare, questo lo può fare il Governo anche oggi, una parte dell'IVA e delle tasse sulla bolletta della luce e del gas, quindi vita vera, credo nella Lega, noi crediamo nel mondo delle imprese, e spero che lo capiscano anche i 5 Stelle, che invece passano il tempo a parlare di droga, Ius Soli, di DL Zano, legge elettorale. Ecco, se parlassero con chi crea lavoro e ricchezza, magari cambierebbero scaletta di priorità. Si parla anche di Green Pass. Sì. È scattata ormai l'obbligatorietà, ha parlato anche con il Presidente Fedriga, insomma, della situazione dei contagi, di cosa dovrebbe succedere quest'autunno e di come potrebbe evolvere. Contiamo che il peggio sia alle spalle, la regione Friuli-Venezia Giulia, come tante altre regioni, ha gestito con equilibrio. Le stesse imprese, gli stessi commercianti ci chiedono basta lockdown, basta chiusure, quindi spero che nessun altro ministro parli di chiusure, di lockdown, di ritorno al passato. E bisogna tenere l'equilibrio fra il diritto alla salute e il diritto al lavoro, quindi il tema dei tamponi a disposizione di lavoratori, studenti, famiglie, ragazzi, disabili è assolutamente fondamentale, perché altrimenti si bloccano interi settori produttivi. Pensiamo solo alla Polizia di Stato, io ho fatto il Ministro dell'Interno, ci sono decine di migliaia di agenti che ad oggi non hanno il Green Pass, cosa facciamo? Lasciamo a terra le pattuglie e sguarniamo le questure e le città, quindi occorre equilibrio tra la salute e il lavoro. Senatore, si gioca una partita importante a Muggia e anche a Trieste per le elezioni, il centrodestra unito da ambo le parti, che cosa ne pensa e che partita è importante questa anche per l'Italia? Io penso che Trieste e Pordenone parlino coi fatti, due ottime amministrazioni che conto verranno confermate al primo turno, e poi Muggia per la Lega è bella, è nuova, emozionante, e scommetto un caffè, non oltre perché non amo scommettere. Però visto che ci sono al voto 1200 comuni, conto che Ciriani e Di Piazza la chiudano al primo turno, ripeto, perché sono città dinamiche, attrattive, positive, giovani, illuminate. E poi Muggia è una sorpresa, contiamo di confermare Cordenos, contiamo sulla sorpresa Palmanova, insomma io a questa terra sono particolarmente legato e affezionato. E quindi ci rivedremo a festeggiare per la Barcolana se riesco. Senatore, tra la nazionale, ieri Letta l'ha definito.